alla domanda del collega, non ho capito la risposta che gli ha dato. Se sono io, naturalmente sono io e le chiedo scusa, non l'ho capito, gli ha detto che praticamente qui a Padova c'è un'area un po' grigia nei confronti di questa proprietà. Per i motivi no, questo l'ha detto, scusi, questo l'ha detto. Era sì. La domanda questa. Alla domanda, sto spiegando. Questo l'ha detto lui. La domanda l'ha fatto io. Io ho detto di no. Non ho capito la risposta sua alla domanda che mi ha fatto il collega. Perché riferendomi anche a quello che ha detto Dimitri Canello, la voce è che voi avete acquistato questa società e per parlarci chiaramente, insomma, che avete acquistato la società perché l'avete acquistata con 0 euro, con 0 euro di debito, e che il buon Cestaro vi ha dato. No, io non ho detto, scusi, io non ho detto questo. No. Lei non capisce. No, lei, quello che Cestaro, non lei, non lei. Scusi, io non ho detto. Lei ha detto un attimo fa che io ho detto questo. Allora. No, non ho detto questo. Okay, allora. Ho detto che Dimitri Canello ha detto che la società si dice in giro, per esempio, non vorrei spiegarmi e far confusione nella domanda, sul riferimento che faceva il collega Nea Paglia, che ha detto che c'è un po' di grigio intorno a questa società, perché si dice che questa società è stata acquistata con 0 euro di debiti, con 0 euro di capitale, in più il buon Cestaro vi ha dato una buona uscita, chiamatela come volete, calcolabili 7 milioni e mezzo, con 1 milione di euro in più se si va in Serie A, uno in meno se si va in Serie C. Si dice questo, lei smentisce questa operazione che è stata fatta, o prima ha detto io faccio silenzio, non mi esprimo, oppure c'è del vero in questo che è stato detto dal buon Cestaro e quello che si dice, ed ecco perché ci sono queste ombre nei confronti di questa società. Se lei chiarisce una volta per tutte e dice, come prima ha detto, io non posso esprimermi, se si dice sì è vero o no non è vero, riusciamo a capire che non è meglio. Scusi, per capire, lei sa che con chi parlo, non so con chi parlo. Borilla, lei chi rappresenta? Scusi. Rappresento Triveneta. Triveneta? Sì, un sento di Triveneta. È quello con cui ho parlato l'altro giorno? Sì, esatto. Sì, mi ha chiamato il mio nome e pensavo che mi conoscesse, chiedo scusa. No, perché lei si è presentato. Chiedo scusa. Allora, cioè io ho visto che lei ha un atteggiamento anche l'altro giorno al telefono un po' aggressivo, questo mi piace poco perché non c'è una motivazione oggettiva. Io non ho mai rubato la sua traduzione. Ma che bugia sono aggressivo? Io bugia lei non le ho mai dette, non capisco perché. No, ma possiamo parlare, io non ho le cose. Insomma, è una cosa personale, quindi su una telefonata è inutile dirla. Però se qualcuno racconta qualche cosa. No, io siccome qua lo dico, lo ribadisco, non è che dobbiamo parlarci a quattro occhi, io le non le ho dette, comunque cioè se allora io vorrei stemperare le cose, perché io mi metto a disposizione, poi se non posso venire alla tua trasmissione perché sono io, perché ho un impegno, perché come ieri c'era il silenzio stampa. Infatti, quello che bastano raccontare mille bugie, quando magari dopo va a Sport Italia qualche altra televisione ci va e qualche altra più piccola delle nostre la sgombata, appunto, basta dire veramente. Questo è un falso. Mi sono rotto che riscatto di questo sistema che un po' c'è, no? Allora dico il mio motivo. Allora io voglio chiarirlo una volta per tutte, perché l'ho già chiarito al mondo della carta stampata, lo chiarisco a lei che una volta per tutte che rappresenta il mondo della televisione, ok? Allora. E gliel'ho detto al telefono e l'ho detto alla sua signorina quando mi ha interpellato che al di là del fatto che il lunedì, che era la trasmissione d'inizio, avevo spiegato che non potevo venire perché avevo degli impegni, è successo una volta. Se poi io vado a una trasmissione che si chiama Italia Sport perché è il venerdì sera e dico, prego, perché è andato, insomma. Sono andato su fatti miei, certo, non ho fatto un torto a lei, vorrei capire, lei, la sua signorina è sempre molto gentile, mi ha telefonato, quell'giorno mi ha telefonato lei aggressivo come se gli avessi fatto chissà quale affronto, allora lo dico qui pubblicamente, io vado volentieri dappertutto, sono disponibile con tutti, sono stato aggressivo, lei vede, ha un modo di fare, almeno c'è il suo, del resto lei ha qualche capello bianco più di me, non è che lei cambia il suo atteggiamento, il suo modo di fare perché glielo chiedo io o alla sua età, però ha un modo di interloquire che non è cordiale, è anche adesso, diciamo, mi lasci dire quello che penso, diciamo con delle pregiudiziali. Allora io le dico, io verrò alla sua trasmissione molto volentieri, appena posso ci vengo, non c'è nessun motivo in ordine a qualsiasi tipo di ragionamento per cui non siamo venuti o non vogliamo venire, così come noi
cerchiamo di avere correttezza, di parlare con tutti. Qui lo possono dire tutti che quando qualcuno mi chiama al telefono rispondo sempre e cerco di essere cortese sempre con tutti e disponibile, perché siete una componente del calcio, siete una componente di Padova, non vedo, cioè considero che siete una componente, non una controparte. Cioè, allora, vogliamo mettere le cose sul tavolo per quel che sono o dobbiamo ragionare? Perché poi non è che io vengo giù con la piena, diciamo, dalla Val Brembana, se devo fare controparte, cioè, dopo cambiano. Cioè, il mio approccio è di essere, diciamo, tutti nella ognuno per le proprie competenze, ma non parte contro parte, contrapposizione. Quindi lo dico, io verrò quanto prima, se non posso venire io, verrà l'amministratore delegato, verrà qualche che è già venuto, verrà qualcuno che rappresenta in modo importante la società. Per tornare a quello di prima, lei mi ha fatto, mi ha rifatto la stessa domanda che ha fatto Cannella. Allora, se la vostra curiosità in ordine al calcio Padova è sapere com'è il contratto che io ho fatto con Cestaro, l'ho detto al signore, non ve lo posso dire, non ve lo posso dire perché è un contratto che per legge, per articolo sottoscritto, è sottoposto a vincoli di riservatezza. Vuol dire che se Cestaro ha detto delle cose e ha registrato che fanno parte del contratto, io posso fare, è un mio diritto fare causa a Cestaro perché ha violato un diritto, ha violato una clausola di questo contratto. Quindi io sono abituato, sono persona di oltre che di buon senso, persona d'onore. Quindi quando un contratto si fa scritto o per stretta di mano, sono abituato che gli accordi restano tra parte e controparte. Io non vado e non ho mai messo in piazza e non metterò mai in piazza nulla di quelli che sono gli accordi che sono stati stipulati tra parte acquirente e parte venditrice, perché sono fatti vostri. Potete dire, raccontare di tutto, sono vostre libertà, vi prendete le vostre responsabilità, come il dottor Cavaliere Cestaro può dire quello che ritiene, si prende responsabilità di voi. Sì, ma per esempio non è che io faccia le domande, Rolando non ha fatto domanda al giornalista, e può rispondere o no, mi permette che la domanda gliela debba fare, se no mi dice lei che domande che devo fare, io faccio quelle che mi chiede lei, se no faccio le domande magari anche non... che non sono carine, però... Lei può farmi tutte le domande che vuole, però quando lei inizia a fare una domanda dicendo scusi sa forse ma io non ho capito niente, scusi forse sa ma io non ho sentito, scusi forse sa, ma mi ripone la stessa domanda negli stessi identici termini fatta dal suo collega, è evidente che io non posso che dare la stessa identica risposta. Se lei è soddisfatto così, come vede, lei ha rifatto la stessa identica domanda di Dimitri Cannello e io gli ho dato la stessa identica risposta. Era partito il discorso che aveva fatto la domanda il Paglia dicendo che qui di questa società c'è un po' di nube sopra tutto qui. Allora volevo che la nube sopra non c'è, a meno che qualcuno non ce la voglia mettere. Scusi, allora, di nuvole e di nubi. Zero, i fatti contrattuali intercorsi tra me e Cestaro sono problemi nostri, che non mettono nessuna nube sulla società. Voi dovete, secondo me, dovete, tra virgolette, giudicare, valutare, e ognuno è libero di pensare e fare quello che crede in base a quello che vede e a quanto uno dice. Poi potete ovviamente avere, e ognuno ci mancherebbe, idee diverse, ma sotto il profilo del confronto dialettico sulle cose, io sono qui per rispondere, poi a uno gli piace di più il spillungone che spizza, l'altro un altro, però voglio dire, ognuno poi, però noi cerchiamo, quello che vorrei proprio trasmettere, e non so se ci sono riuscito e mi auguro invece che questo sia avvenuto, di trasmettere che noi consideriamo tutto il mondo giornalistico parte del sistema calcio, ognuno ovviamente ha i suoi ruoli, le sue responsabilità, le sue competenze, la nostra disponibilità è totale. Qui ce l'ha detto Stampa, che è qui pronto a recepire in prima istanza tutte le vostre richieste. Non so se eravate abituati ad avere le conferenze stampa con le proprietà, così io non è detto che magari la si possa fare anche periodicamente, tanto per evitare che ognuno... E se ci sono le nuvole,
sgombriamo via, perché abbiamo bisogno di stare tutti belli tranquilli, tutti belli sereni, senza dietrologie, senza andare a cercare le cose dove non ci sono, perché è tutto molto semplice, tutto molto lineare. Ci manca adesso un bel risultato e poi stappiamo un bel bottiglione, perché credetemi, abbiamo bisogno anche noi, io, tutta l'organizzazione, il mister, lo staff e soprattutto i giocatori. E Paolo? Sì, Presidente, salve, Spettoli Gazzettino.